Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei fare un DIY dove vi faccio vedere come fare un espositore o un porta washi tape per chi è un appassionato come me. Allora, serviranno due bastoncini di legno lunghi l'uno 38 cm e largo 2,5 cm e poi un quadrato 10x10 cm e la colla a caldo. Come vedete sono pochi oggetti, ma verrà un bellissimo espositore e per chi poi lo vorrà colorare lo colorerà. Allora, prendiamo il nostro quadrato e decidiamo dove puoi posizionare queste due asti di legno. Io ne metterò uno in quest'angolo e uno in quest'altro. Allora, metteremo la colla qua, in questo modo. Ok, e poi lo mettiamo subito qua. Lo teniamo pigiato per qualche secondo. Come vedete si attacca, poi la colla si asciugherà. Stessa cosa facciamo con quest'altro bastoncino. In questo modo. E lo attacchiamo a quest'angolo qua. Tutti e due li teniamo ben pigiati per non farli staccare. Come vedete è un DIY molto molto veloce e molto semplice, però per i bambini più piccoli meglio farsi aiutare da un adulto. Io questo bastone una volta era unico e li ho tagliati per appunto farli diventare due. Come vedete questo qua si sta un po' staccando e quindi ci metto la colla. Ok, ora è molto meglio. Vedete? È appunto, come ho detto prima, un DIY molto molto veloce e molto semplice. Ora vediamo con tutti i washi tape sopra. Ecco ragazzi, scusate per il cambio inquadratura, ma volevo farvi vedere il nostro lavoro tutto finito e con tutti i washi tape. Come vedete è molto carino e i washi tape ci stanno benissimo, cioè non cadono e ce ne stanno veramente tanti. Qua ce ne sono una trentina e beh, sono tanti. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. E se avete qualche video in particolare scrivete nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!